sono andato via che avevo 24, 23, 24, 25 anni, così. E sono partito subito in guerra e sono andato in Grecia. Ho fatto la guerra alla Grecia e poi dopo in Jugoslavia, in Grecia. Sì. E lì siamo stati un bel po' di mesi. E dopo il comandante ci ha fatto venire in Italia, siamo venuti in Italia, appena che siamo arrivati in Italia siamo partiti, siamo andati in Russia e in Russia là c'era il freddo, 30, 32, 33, 34, anche 35, 36 gradi sotto zero, con un metro e mezzo di neve, d'inverno, per Natale. E di notte ci faceva un buco e si andava a dare alla terra. E poi dopo la mattina ci saltava fuori. E in Russia era così. Sono rimasto ferito qui. Come hai fatto? Come hai fatto? Era insieme a altri due. Eravamo di guardia di giorno. Era a mezzogiorno circa, e intanto erano lì, si è arrivato i borghesi, i russi, donne e uomini, giovani. Loro volevano qualche cosa e noi, e dopo sono andati via, appena che sono andati via, hanno dato due o tre scoppiate di fucile e io avevo il fucile così in spalla, così per fortuna che la pallotta l'ha preso nel fucile e mi ha rotto un po' qui e se io ho fatto tre mesi di ospedale in Russia, a Dnepr Petrovsk. Ho fatto tre mesi di ospedale in Russia, poi dopo sono venuto in Italia a Milano. A Milano cosa? In ospedale anche a Milano un po' di tempo. E poi sono venuto a casa. Che quando venuto a casa era finita la guerra. Abitavo tra Boccoleone e Consandolo. Abitavo lì.